Bella a tutti ragazzi, io sono Ricky e oggi siamo qui con un video particolare. Introduciamo il nostro Clash Royale sul canale. Ma perché faccio questo? Perché vi devo dare un po' di info prima di portarvi un po' di gameplay di Clash. Allora ragazzi, ci sarà un'importantissima novità a breve, penso massimo 6-7 giorni. Verrà introdotto un nuovo membro sul canale, cambierà la veste grafica del canale e cambierà anche il nome del canale. Quindi attenzione, porto questo video di Clash oggi perché ci saranno vari giochi sul canale, ci saranno cose particolari. Vediamo nei commenti se indovinate un pochettino cosa ho intenzione di fare. Quindi ragazzi, io direi di partire subito. Clash è un gioco che ultimamente mi sta appassionando. Vedete, ho 3400 coppe, non ho chissà che perché l'ho installato non da molto. Però diciamo ho ripreso a giocare, mi sto divertendo e voglio portarvi questo deck che veramente ragazzi mi sta facendo morire, cioè veramente è fortissimo, e ve lo faccio vedere. Utilizzo i barbari scettici a livello 11, la principessa a livello 2, il cavaliere importantissimo a livello 10, il draghetto infernale a livello 2, livello 5 il principe, questo è fondamentale ragazzi averlo a livello alto, le frecce al 9 ma dovrebbero essere al 10 per andare meglio, però io ce l'ho al 9, l'orda di sgherri al 4 e la gang di goblin all'11. Ragazzi, io direi di farci una partita. Ovviamente ora ho detto che è un deck clamoroso, ma la perderò, però non è detto, vediamo. Allora, livello 10, io direi di farci uno o due partite, ora vediamo un po', giusto per farvi vedere un po' il deck come gira, come lo faccio girare io. Allora, andiamo in pari di Elisir, lui gioca subito così il minatore, e noi l'andiamo a far fuori così. Ora lui deve difendersi da questa parte, ragazzi, quindi io direi di contrattaccare subito con i barbari scelti, visto che ha sprecato un po' di Elisir, e usiamo la preview delle frecce. Vabbè, non me le sprecherei qui, ragazzi, perché non ha molto senso. Ok, magari ci fa fuori il barbaro scelto, vabbè, non importa, l'importante è che comunque riusciamo a fermargli queste truppe. Vabbè, tanto è qui il mago infernale, ragazzi, è il primo gameplay che faccio su Clash Royale, quindi capitemi un po', diciamo che non ci dà troppo fastidio. Bella qui la giocata sua, io direi di andare in preview così con la principessa, perché quello mi mette sempre il minatore. Ecco, lo sapevo che mi buttava una tronco, me lo aspettavo. Quindi noi andiamo di cavaliere. Allora, dobbiamo provare qualche combo, ragazzi, perché qui si è capito che lui gioca solo di difesa e contrattacco, quindi non ha molto senso. Allora, io direi di andare con l'orda di sgherri. Madonna mia, che palle questo minatore. Cioè, i danni ce li fa solo il minatore, ma vabbè. Allora, andiamo così. Vediamo qui. Lui mette sempre questi scheletrini da uno che sono fastidiosi, ragazzi, sono veramente fastidiosi. Allora, noi andiamogli così, a questo punto. Il draghetto infernale, ragazzi, me lo tengo sempre come arma particolare, arma che magari non conoscono. Ha giocato il minatore lì, attenzione. Allora, è un po' in difficoltà il ragazzo, perché vedete, giocare il minatore lì sul principe non è proprio una mossa fatta proprio bene. Qui potevo anche risparmiarmelo, tanto il minatore all'uno non fa tantissimi danni, però ce lo giochiamo così. Io direi di andare di principessa, così magari se mette gli scheletrini e vabbè, l'ha messa dopo. Ecco, ha usato la tronco giustamente, direi. E quindi ragazzi, io direi di partire subito da dietro, perché dobbiamo sfruttarci l'opzione qui. Ecco, facciamoci fuori. Mamma mia, sto minatore, solo lui ha fatto i danni, ragazzi, assurdo. Ecco, vedete, abbiamo fatto fuori la torre infernale, ormai è quasi andata. E ora partiamo con il nostro principe da dietro e il cavaliere qui. Madonna, sto minatore quanto lo odio. Dai, 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 ecco, lo sapevo che mi fermava la scarica. Vabbè, pensavo tenesse proprio la scarica di suo, e invece no. Dai, 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 madonna, se la pareggio questa mi sento di rabbia, perché veramente questo solo contropiede, praticamente. Vabbè, fermiamogli qui. Oh, mamma mia, mamma mia. Lui però con questo cavolo di minatore ha fatto parecchi danni, devo dire. Allora, andiamo così, ragazzi. Ora me lo gioco il draghetto, visto che lui ha giocato lo stregone elettrico qui. A sto punto mi gioco il draghetto, no? Vediamo, andiamo di preview qua. Dai, 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 dai. Ecco, lo sapevo. Dai che lo fai fuori, dai che lo fai fuori. Fermiamo però il cavaliere qui. Dai, draghetto. No, guardate lì, maledizione.
Dai che manca poco, con le frecce facciamo fuori, ragazzi. Però mi devono uscire le frecce. Eccole là. Ok, vabbè, non c'è più speranza per il nostro amico. Perché, ecco, ci hanno pensato la gang. Ragazzi, vi ho detto che questo deck è veramente ottimo per scalare. Ora, questa era una partita abbastanza agevole. Però ci sono quei deck che ci danno fastidio, eh. Io ve lo dico, qui doniamo un po'. Allora, io direi di andare. Fatemi vedere se sta registrando. Ok, pare di sì. E direi di andare a giocarcene un'altra, ragazzi, per chiudere un po' questo video. Primo video su Clash, non so, ragazzi, se posso essere divertente oppure vi posso intrattenere. Poi me lo dite voi nei commenti, questo non lo so. Allora, livello 10, questo qui è un arabo, se non sbaglio. Allora, andiamo subito. Mamma mia, quando usano la fornace, ragazzi. Quando usano la fornace, io non so perché vado sempre di attacco, perché sono abbastanza difensivi. Ecco qui. Bella giocata qui, ragazzi. Bella giocata. Allora, vediamo. Io direi di coprirci con una bella principessa. Vediamo lui che mette la tronco. Lo sapevo, tutti con la tronco. E noi con l'orda. Non dico che li fermiamo, ma un po' di danni glieli facciamo. Ok. Quindi direi che, vabbè, qui posso non sprecare l'Elisir. Madonna, ma li fermiamo questi a livello 9 della fornace? Sì, ok. Che alcuni non li fai fuori immediatamente. Ecco, ha messo il gigante, quindi ha sprecato Elisir. Io andrei così, vediamo se mi butta qualcosina. No, ha usato la Valchiria. Buona giocata perché la Valchiria, ragazzi, c'ha un botto di vita. Dai, Barbaro, no. Vabbè, questo se non ha una scarico o qualcosa del genere, possiamo fermare il gigante. Però io, ecco, lo sapevo che metteva la strega. Vediamo. Aia, aia, aia. Aspettiamo qui un attimo, dobbiamo difenderci, ragazzi, perché la strega è fastidiosa, eh. Per il nostro deck, questo deck che uso io, la strega dà parecchio fastidio. Eccoli qui, ora userà la tronco probabilmente, vediamo. No, non ha usato la tronco. Diciamo che questi barbari così li puoi far fuori con gli sgherri, però con gli sgherri, sì, con gli scheletri, però dipende sempre perché se ti usa la preview con la tronco ci fai poco. Qui il gigante secondo me è messo male, sinceramente non avrei giocato così. Usa gigante e Valchiria solo per difendersi in pratica. E quindi noi ora ha sprecato parecchio Elisir, quindi noi ci andiamo così di barbari scelti. Ecco, lo sapevo che calava la strega lì. Dai barbarone che ce la fai? Ah, mancava pochissimo. Va bene, va bene. Allora, mettiamo una principessa qui perché ha appena usato la tronco. Così gli facciamo un po' di danni. E poi dobbiamo usare assolutamente il draghetto infernale. Spero non mi vada sull'altro. Ok. Ora dobbiamo difenderci, ragazzi, perché qui ci fa parecchie hit. Allora, difendiamoci un attimo perché alla fine quella torre l'abbiamo, non dico presa, ma abbiamo buone possibilità di prenderla. Quindi io direi di piazzare un'altra principessa, non la metto perché se ha la tronco è fastidiosa. Allora, la tronco eccola qui, io l'aspettavo. Però diciamo con la strega dietro non è proprio una bella giocata la mia, secondo me. E infatti, vedete, ha messo buone carte, può darci parecchio fastidio. Per fortuna ho i barbari che comunque dovrebbero fermarvi un po' tutta questa roba qui. Sì, direi di sì. Mettiamoci. Ha messo il gigante, Madonna, in difesa. Dai, dai così. Dai. No, è andato sul gigante, raga. È brutto perché quando è rimasto. Vabbè, allora, ciao ciao. A posto. Ciao ciao anche questa, ragazzi. Vedete? È un deck veramente ottimo. Certo, ci sono poi quelle carte. Vediamo se sta registrando. Devo controllare ogni tanto, ragazzi. Ci sono quelle carte che magari ti danno un po' fastidio. Questo come tutti i deck. Però è veramente un bel deck per scalare. Lo sto utilizzando e spero vi possa piacere. Ve lo faccio rivedere questo qui, ragazzi. Diciamo che io ho un po' tutte le carte potenziate. Non proprio tutte tutte, però la maggior parte. Ho tutte le leggendarie. Vabbè, poi mi manca il cannone che non l'ho voluto sbloccare perché tanto poi nei bauli ne usciranno, secondo me. Poi vabbè, aspettiamo le nuove. Diciamo che ce l'ho tutte le carte. Ho ricominciato a giocare dopo che l'avevo un po' fermato come gioco. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che in futuro ci sarà un altro membro. Penso che l'abbiate capito, che starà attivo sul canale, ragazzi. Praticamente vi ho già preannunciato che apriremo il canale. Anzi, non apriremo, useremo il mio canale insieme. Quindi avete già capito. Mi raccomando nei commenti tanti consigli e tante idee che potete darmi.
E quindi un saluto da Ricky e ci becchiamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.